si è svolta a Reggio Calabria, nell'Arena Ciccio Franco, la 30ª edizione del Festival della Canzone Calabrese, manifestazione ideata per valorizzare le tradizioni e per offrire un trampolino di lancio ai cantanti calabresi. Anche quest'anno, nell'ambito della kermesse, è stato assegnato il premio Penna d'Oro alle eccellenze calabresi, quelle che si sono distinte per professionalità. Questa edizione ha visto tra i premiati il produttore televisivo, editore e giornalista Graziano Tomarchio, da anni collaboratore anche di Telemia. Altro premio per aver mostrato le nostre eccellenze rappresentando nei suoi format televisivi la Calabria nelle sue tradizioni culinarie, artistiche e paesaggistiche. A Graziano Tomarchio! Eccolo Graziano Tomarchio, grande amico, grande produttore televisivo, sempre sul pezzo, sempre sulla cronaca, dove c'è qualcosa, dove succede qualcosa, c'è lui con le sue telecamere, pronto a documentare il tutto. E naturalmente tutto quello che documenta poi lo vedete nelle varie televisioni regionali, nazionali, satellitari, quindi una grande collaborazione, un grande service, e anche stasera stiamo vedendo tutta la sua squadra al lavoro con le varie telecamere che ci sono posizionate qui all'arena a riprendere questo spettacolo e naturalmente a mandare anche in diretta su YouTube, sui canali social, queste immagini favolose che fanno vedere, ecco, le nostre bellezze, l'arena dello Stretto e il lungomare di Reggio Calabria. Facciamo un applauso a Graziano Tomarchio. Lui è anche produttore di Piacere e Sapori. Noi abbiamo iniziato assieme con questa trasmissione, io ero il primo conduttore. Sì, è vero, la prima trasmissione l'ho fatta con te, abbiamo iniziato questo format televisivo, oggi siamo quasi a 15 anni di questo format che sta avendo tanti successi, quindi adesso siamo sulle reti regionali Calabria TV e Telespazio TV, naturalmente anche da quest'anno sull'824 del digitale in tutta Italia, quindi raccontiamo un po' la Calabria, quella positiva. Intanto io ringrazio per il premio qui a Mario Scarcella. Bene, grandi successi, grande cose per Graziano Tomarchio e tutto il suo gruppo, tutto il suo staff. E a questo punto, ecco, bene, facciamo vicino. Ti premia addirittura Francesco Chidemi. Ecco qua, bene. Allora, ce lo facciamo in due stasera. Perfetto, perfetto. Allora è arrivata anche la targa che appunto simboleggia questo premio Penna d'Oro, quindi a Graziano Tomarchio, premio Penna d'Oro, al produttore televisivo Graziano Tomarchio, ha premiato Francesco Chidemi.